Allora scusi, ce l'ha con me? Sì che ce l'ho con te. Ma dice lo posto libero, io se entrato. Ma sto a fare mezzo indietro, non lo dico. Sono tre giri che faccio. Sembra la scena di un intramontabile film di Alberto Sordi di qualche decennio fa, ma sempre attuale. Per banali questioni di viabilità iniziano a litigare, fermano le automobili, scendono, si insultano e alla fine vengono alle mani. Protagonisti dell'episodio avvenuto ieri a Pescara sul ponte Flaiano, due automobilisti. Il traffico della zona è andato in tilt, i testimoni hanno lanciato l'allarme e sul posto è arrivata la polizia con il 118. Insomma, quando si tratta di traffico, Pescara impazzisce? Sì, praticamente sì, perché secondo me non c'è un piano traffico. Non è che però anche gli automobilisti sono un po' indisciplinati? Anche. È vero, si dovrebbe limitare al massimo l'utilizzo dell'auto, specialmente in città. Grande la città, come viva! Ad esasperare gli animi anche i lavori per il rifacimento del manto stradale in diverse vie di Pescara, che ben vengano, ma non tutti insieme, dicono gli automobilisti. Ma oddio, per il fatto che si facciano soltanto in situazioni di elezioni oppure Giro d'Italia è sbagliatissimo, però almeno ci riprendiamo quei quattro lavori. Poi per i guidatori in effetti potrebbero prendere le macchine senza alcuni optional, perché le frecce non le mettono, non si capisce. Papio. Che dici? L'avranno viste? Dal comune intanto fanno sapere che i lavori nelle vie interessate sono stati ultimati o in fase di ultimazione, ma che anche altri ne partiranno. Credo sia stato uno spot elettorale, forse, non lo so. È molto strano che abbiano programmato tutti i cantieri insieme. Che lavori state facendo? Stiamo sistemando la strada, perché non si vede? Due giorni fa era perfetta. Siamo turisti e abbiamo notato un po' di traffico. Giro tutta l'Italia per lavoro. Credo che sia una città che è gestita molto bene. Intanto domani c'è la maratonina del mare sul sito del comune e sul nostro Tutti di Vieta le zone interdette al traffico dalle 7 alle 14. Dal momento che non siamo nei paesi nordici, magari i clacson suoneranno un po' meno. Amore, ma ne ho bisogno, Una volta sola, però me lo prometto. Ma che c***o da soli? Sono italiano! D'altronde, tornando a Flaiano, magra consolazione per le coppie automunite. Lo stesso diceva in uno dei suoi celeberrimi aforismi: il traffico ha reso impossibile l'adulterio, almeno nelle ore di punta. Ma è viva la città, come allegra la città, piena di strade.